Vi volevo ricordare che tutti i follower di questo canale sono sexy. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, come state? Tutto bene? Tutto a posto, amici telespettatori? Sì, ma se non si sente a meno che non metto il volume ad 80. E vabbè, ma è da accoglienza la musica del Pride. Buonasera, di sicuro sarà meno facile. Aia, arrivano i beats, i puntuali come un orologio svizzero. Di chi saranno mai questi beats? Andiamolo a vedere. Intanto Franzo ti saluto che di sicuro sarà meno difficile di OP, quello probabilmente sì. Ciao Nevinar, ecco, infatti sono poi. Ciao Sai, ciao Nevi, grazie del tuo beat sull'occhio sinistro, oggi sull'occhio sinistro. Un met in periodo di esame, quel buon vento, anch'io sono in periodo di esame, venerdì ho un esame, porca puttana. Ma io sono sempre qui a rilassare le mie meningi da elettrotecnica, sperando che la superi. Tra poco uccido tutti, tranquillo, ti aiuto io, Franzo, ti aiuto io. Quindi, come state? Sei di buon umore? Sono contento, Neminar, che sei di buon umore, perché lo sono anch'io. Perché nonostante l'esame sarà complicato, almeno il mio collega di università con cui ho studiato mi ha aiutato tantissimo. Quindi, buone speranze ci sono. Speriamo, speriamo. Comunque, io volevo intanto, prima di iniziare la live, o almeno il giochino, un altro, qua c'è un altro, qua c'è un altro beat, qua sull'altro occhio. Grazie Nevinar, dai con l'esame, dai duro Nevi, grazie mille. Sto bene perché stai facendo Hellblade, che carino. In culo alla balenottera con l'esame, ti ringrazio Grinco. Pagalo, cosa? Dai che andrà bene. Ah, pagalo il mio collega di università, dovrei pagarlo effettivamente. Comunque, prima di iniziare la live, io volevo farvi della lore. Avete notato che mi sta crescendo la barba? Io la barba così mi dà un fastidio incredibile, infatti c'ho un prurito della Madonna, ok? Dici perché ti stai facendo crescere la barba così lunga, sai? Perché fra 2 settimane c'è un altro evento di gioco di ruolo, di un giorno, quindi la registrazione sarà un po' più piccola, più corta. Spoiler, no, non è spoiler perché non dico il di chi è, ma mi serve, ai nostri amici di Twitch lo posso dire, mi serve per interpretare un personaggio. Eh sì,
che ha la barba relativamente più lunga di quella che tengo io. Mi sta dando un fastidio incredibile, non potete capire. Infatti, ogni tanto mi vedrete fare così perché non la sopporto. Però è la terza volta che lo dici. È vero, Whiteward, perché tu mi segui da quando ho iniziato. Ma non tutti lo sanno. Ad ogni buon conto. Che bello sai che si impegna, che carina. Grazie, Nevi, grazie, Nevi. Ho fatto una corda che mi rende. Una coda che mi rende felice. Hai una coda dei capelli, immagino. Buono, buono, buono. L'unica cosa che mi manca, appunto, sono i capelli, ma per quello si può rimediare. Nel mentre, io direi di fare la seguente. No? Mettiamo la musica, ecco qua. E iniziamo, anzi, riprendiamo. Hellblade! Io lo sapevo già, vero? Ok, allora forse lo devo aver detto anche altre volte. Ad ogni buon conto, continuiamo. E Grinko è felice perché continuiamo il suo gioco preferito. Franzo, non studiare troppo, mi raccomando. Teoria dei segnali è fattibile. È solo il professore che è un po' un pezzo di merda, ma tranquillo che si può fare. Inizia una nuova partita? No. Direi proprio di no. Ho fatto continua, vero? Non ho fatto inizio una partita, vero? Comunque. Mi lasciate questo dubbio qua nell'animo, do core. E quindi, insomma, come va lì in quella della chat? State passando dei periodi relativamente estivi tranquilli? Le crisi, grazie per le crisi, Grinco. Grazie, grazie, davvero. Mi fai venire l'ansia, mi fai venire l'ansia. Attualmente sto per usare le nuove magie su OP, altro che TDS. Vero? Stai imparando qualcosina? Oriented Programming, Object Oriented Programming. Allora, se il gioco decide di non scattare troppo, a tal proposito, andiamo anche qua in streaming, che sennò vi lagga. Stiamo passando periodi caldi, un po' tutti. Oggi hai danza, va bene, Nevi. Speriamo che vada bene anche oggi. Allora, devi preparare un nuovo spettacolo? Allora, noi l'ultima volta ci eravamo fermati che avevamo finito. Una delle missioni che c'erano state prescritte, diciamo, da quest'isola. Ora, mi pare che me ne restino un altro o altre due. Adesso il caro vecchio Grinko mi ricorderà quante sono. Ho il mio bastone delle magie e una pistola. Ti vanno bene cose. Hai una pistola, Whiteward? Immagino finta. Questo mi sa che l'avevamo già fatto, può essere. Sì, questo l'abbiamo fatto, era quello delle illusioni. Pistola che design in realtà. Ah, la pistolina di Gunslinger. Sì, no, vabbè, quella là è una ciofeca. Ultima, cerca la pietra luminosa. Eccola. Eccola lì. Ah no, qua c'è un coso, una lorestone. L'abbiamo sbloccata questa lorestone? Mi pare di sì. Sì, è sbloccata. Merda, ce ne siamo lasciate le spalle parecchie. Che fischio. Quest'anno iniziamo a prepararlo a luglio perché tutti fanno solo una lezione alla settimana, quindi faremo laboratorio coreografico. Ah, ho capito, ne, io ho capito. Vabbè, insomma, attività relativamente normali. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Scusa, Hundreds Whiteboard. died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Ok. Non ti scusare, mica è colpa tua. Lo so. Purtroppo questo gioco non è fatto a prova di acufene. Intanto, questo sarebbe il caricamento del livello, in realtà. Questo sfocamento. Comunque, ho visto il video del live e sono super contentissima. Non vedo l'ora che sia già il prossimo evento. Quanto ci sta impiegando a caricare questo livello? C'è il mio hard disk che sta affondendo, praticamente. Caricamente bellissima, assolutamente poco notabile, sì, infatti. What is this place? Ok. Dai, almeno era un caricamento creativo. La luce? Dove? Ah, là è. Siamo tutti in fremito, Nevi. Ci sono qui le due Lorestone? Ah, ok, adesso le cerchiamo.
Vediamo se le troviamo. Tecnicamente non dovrebbero essere nella zona che portano avanti nella missione, ma in una zona parallela, tipo. Non vedi l'ora che arrivi un certo inverno. Non vedo l'ora anch'io, signorina Nelly. Non vedo l'ora anch'io. Allora. Dunque, mi sembra che qui non si possa andare avanti. Mi sembra di no. Possiamo andare qua nel ponticciuolo. Andiamo nel ponticciuolo. Non mi sembra di vedere l'Orston per adesso. Si può scendere di qua? Sì. In mezzo allo schifo. Sto facendo un giro per vedere. Spero di non morire per via di questa schifezza che sto calpestando. Non mi convince molto questa decisione che sto facendo, però. The stench of rot. She can almost taste it. Do you smell it? No. Don't worry. Not everyone can. Che schifo, eh sì. Spring day when she went. Queste sono le acque di Venezia sono. But the water. She could taste the rot. But no one else could. Mamma, she knew something was wrong, something sinister. Ah, she begged them to illusione, leave, illusione. Ok, si gioca di nuovo con le illusioni qua. Soon enough, as the bodies piled up. Ok. No one was. Proviamo andare a attraversare. Mi sembra che per adesso non c'è nessuna Lorestone in giro. E comunque Venezia è storta. What? Perché? Cos'ha che non va a Venezia adesso? A parte l'acqua fetida e troppi turisti. Ok, so come fixare il ponte. Devo trovare un modo per poter riparare il ponte. Ok, ho capito, devo andare nella casa, però prima volevo vedere se c'era una Lorestone qua in zona. Facciamo un coso illusorio. Tutti gli edifici sono storti. Ah sì? Per tutto caso. Ci sono stato a Venezia quando ero piccino, quindi non me lo ricordo. Immagino che. Ok, qua ci sono i frammenti. Devo andare per forza verso la casa, vero? Non c'è modo di ripararlo. È una foto che è dritta ma risulta storta a causa degli edifici. Bello. Sì, ero piccino quando andavo a Venezia. Quando sono andato a Venezia con i miei genitori. Mi ricordo che inseguivo le colombe. Seguivo le colombe di della piazza più importante di Venezia, che adesso non mi viene in mente perché è passato troppo tempo. Allora, devo andare verso la casa. Il ponte è rotto e non mi sembra di trovare altre soluzioni. Tu non ci sei mai stato. Cosa ride? È vecchio. Allora... Quale 34? Come? Quanti anni hai? Ne ho 28, non ne ho 34, stronzi. E invece l'ho detto, ne ho 28. Dai 22 anni, ma magari Dio. Vabbè, i 22 anni in realtà è un'età che vorrei evitare di avere in realtà. Oddio, piccina. Com'è? 28 anni, piccina, insomma. E lì erano numeri a caso. Credo che l'abbia intuito. Ok, non mi sembra di trovare soluzioni a questo problema. A parte, vabbè, qua si chiude. Ok, chiaro, quindi per forza devo andare di qua. Concentriamoci sul gioco. Allora, il ponte da qui sembra non ripararsi. Però c'è un'altra cosa illusoria da quel lato. Sai, a 22 era stronzo, molto stronzo. Sì, sì, però. Allora, da quel lato c'è un altro arco illusorio. Di qua cosa c'è? Di qua non c'è assolutamente nulla. Quindi niente, l'unica cosa che mi rimane da fare, o almeno da provare, è andare verso questo ponte, questo arco illusorio qui. Vediamo se riusciamo a fare capolino alla situazione. Vediamo cosa cambia. Mi sembra che non cambi relativamente nulla. Ok, là non cambia un cazzo. Qua mi sembra neanche. Guarda cosa fa negli eventi. Cosa? Allora sono dietro un Illusion Gate. Ok,
Non credo sia qui. Vediamo se è da questo lato che credo. Questo arco mi sa che è inutile, perché non crea e non toglie illusioni. Mi sembra di capire. Non vedo differenze tra il prima e il dopo, almeno all'apparenza, no? Ok, alternative? Senta cosa fa niente, guarda che cosa ha fatto il mio amore. Cosa? Guarda che ha rimosso la palizzata, sai, è colpa sua. Quale palizzata, scusami? Non mi sembra. Almeno non la vedo. Quale palizzata ha rimosso? Non vedo. Ah, questa. Ah, guarda, ok. Ok. Funziona come? Sì, niente, sono vecchio, ragazzi. Scusate. Ok, qua è. Qua c'è una Lorestone, vista. Ok, grazie, ragazzi. The Northmen speak of a death. No, ne abbiamo perse due, qua va avanti. A meno che sono indietro. Cioè, bisogna tornarci. I once saw the Death Moon appear at a farm. And first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhands, and then the farmer and six of his men drowned at sea. That is not the end of it, because the dead return to haunt the living. If you see the Death Moon, then beware, because there will be death in that house. I cazzi. Bene. Allora, mi sembra che l'unica cosa che cambi sono quelle... Ma chissà che cosa dicono tutte quelle lettere in cerchio. Avranno un significato. C'è la spiaggia dove ce ne sono due e sono sul posto in cui dovevo andare. Ah, ok. Ok. Allora, non ho capito esattamente l'utilità di quell'arcata, perché, cioè, di questa arcata illusoria. Perché se vado di qua, ok? Se vado di qua, in teoria, come vedete, quella zona si toglie e si mette. Quindi ovviamente ne hai persa solo una. Vabbè, buono. Quindi in teoria questo qua dovrebbe servirmi ad attraversarlo, giusto? New sword still beats a heart. Ah, vero, la frase che è dell'altro giorno. La prossima volta che ne becchiamo una ci butto un occhio. Ma cosa? Boh, allora, niente. Mi sembra che non debba cambiare comunque illusione, perché altrimenti non avrebbe senso tutto ciò. Forse ha sbloccato qualcosa qui, perché oltre all'arcata non mi sembra che abbia sbloccato null'altro. Non mi sembra che abbia sbloccato nient'altro. Più che altro devo intuire che devo attraversare una delle case, però non capisco. Basta, sposiamoci, cosa? In teoria dovrei riuscire a passare di qua. E tra le altre cose c'è un marchio lì. Qualche consiglio in chat? Perché a parte devi andare sopra per la prospettiva giusta. Ok, chiaro. Quindi in teoria devo cercare di sbloccare quella salita lì. Ma quella salita lì, a parte questo, non fa altro. Cioè, a parte sbloccare quell'arcata lì, che a questo punto io provo a fare anche così, vediamo che succede. Mi sembra che non cambi nient'altro. Sei sconvolto dalle parole di Fabio? Sì, abbastanza. Quella per fissare il ponte. Ok, sì, chiaro, devo salire là sopra, ma per salire là sopra devo andare da qui. Ok? Toglie il ponte. Come toglie il ponte? Sei sconvolto per Morgan, che ha una classe speciale. Quella classe là è un po' una storia a parte. Ma il ponte, scusatemi, non mi sembra che lo tolga. A parte questa arcata qui, non mi sembra che aggiunga altro. Oh no. No, mi sembra che è uguale, ragazzi. Mi sembra relativamente uguale. Sarò scemo io. Ma il ponte lo lascia in realtà. Allora, no, l'unica cosa che questa parete illusoria fa, e che adesso non sta facendo più. What the fuck? Si è buggato? Vediamo. Si è buggato. Non toglie più il... Ah, qua adesso lo toglie, ok.
sembra che non cambi assolutamente nothing. Provo ad andare all'altra torre con la illusione attiva, ok? Quindi di qua. Andiamo all'altra torre, d'accordo. Facciamo il giro, vediamo se magari si è sbloccato qualcosa. Quella più lontana, quindi questa qui. Ok, vediamo. Magari dici si è sbloccato qualcosa con una combo di illusioni? Perché non si spiegherebbe altrimenti, se no. Allora, l'altra torre è quella. Quella che c'è da quel lato. Vedi se ci sono delle scale a pioli. Le uniche scale a pioli sono quelle. Quelle dall'altro lato non ce ne sono. No, no, cosa non ho, Grinco? Dobbiamo andare avanti, intanto di qua. C'è un poco di esplorazione. Ah! Quello mi pare che non era aperto. Tutto si svolge in quella zona. Aspetta perché mi sa che... Allora, o sto... Sì, qua sto tornando indietro, era dove siamo venuti. Ambarabacci ci colpò cosa? Vabbè qua. Le civette sul comò che facevano laggare il PC a quanto pare. Ok, no, questo resetta tutto, quindi no. Non sicuro. Il ponte illusorio di là non si attiva da qui. Quindi tutto si svolge in quella zona, questo lo immaginavo, però quello che non capisco è... Disattivando e attivando quella parete illusoria, quell'arco illusorio da quel lato. Cos'altro cambia? Presentazione PowerPoint, go for it. No, ti prego. Ci manca solo quella. Ci manca veramente solo quella e poi siamo a cavallo. No, ok. Le palizzate qua le ha tolte. Ok. Non è che per caso devo andarci da qui, tipo. Una qualche cosa. Perché, allora. Alternativa sarebbe, prova. Aspetta, no. Mi pare che non cambi altro. A parte quello, appunto. Ti ascolto, Grinco. Dimmi tutto. Vedo ci sono differenze. Assieme alle palizzate c'era pure l'impalcatura. Ah, ho capito. Ho capito allora. Ho capito, ok, 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 chiaro. Questo ho capito. Vediamo se ho ragione. Aha, ok. A posto. Nice. Parecchio intricato. Ok, adesso dovremmo in teoria riparare il ponte. Esatto. Con un colpo di prospettiva non indifferente. Eccolo. Perfetto. Ok. Scendiamo. Ci eri arrivata a metà. Io beh, in realtà ci ho impiegato un pochino più del dovuto, ma va bene. Le sfide mi piacciono. Ok, scendiamo di qui. E andiamo di qua. Qua. E a questo punto possiamo attraversare l'uponte. Ma chi pensa ai puzzle quando c'è sai che li risolve? Sono troppo piga per questa... Mamma mia, White Ward, a te il caldo fa molto male, vedo. Ora l'occhio, occhio all'Orstone appena entri. Ok, thank you. Vediamo se... C'è della darkness. C'è della darkness che è sparita. Allora, qua non c'è niente. E va bene. Qua a destra. Mosca. Bene. Appena entro, quindi... Come to me. Come, my lady. I'm here. I'm right here. Are you in there? Come out if you are. Where is he? Find him. You have to find him. The runes. Focus. Ok. Focus. Focus. Focus the runes. Delian! They're coming for me! The fuck, White Walker? Merda, non mi piace sto suono. Mi sa che è a tempo. Non è a tempo, però no. Che ansia, sì, abbastanza.
La Lorestone si dovrebbe trovare merda. E a tempo mi sa. Ok, devo correre, sì, devo correre. Cazzo. Qua di qua di qua. No, 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 no. Sono morto? Dai, che cazzo. Puttana troia. Ci manca solo che muoio così. Che palle però. Cioè che finisce il gioco così, che ho troppe morti. Vabbè, ancora è all'inizio del braccio. Va bene, dobbiamo evita il fuoco, va bene. Che succede? Aspetta. Prima di attivarle. Sono già attive, eh? Merda, sono già attive, mi sa. Sì, è già attiva. Ok. Allora, dobbiamo trovare ste cazzo di... che paranoia, eh? Giro. Ah, ma si spostano le fiamme, ok, chiaro. Devo evitare le fiamme, va bene, chiaro. Non è così difficile. Sì, la rincorre. Sto cercando le cazzo di rune, ma sto labirinto. A me i labirinti fanno venire una paranoia incredibile. Ecco. I labirinti mi fanno venire ansia, quello sì. Quello decisamente sì. Quello decisamente sì. Fanno venire. Un'altra. Oh oh, focus. Dov'è? Non la vedo, addio. E qua, vabbè, sono morto. E dai. Ma vaffanculo. No dai, se veramente perdo qui, bestemmio. Se perdo qui mi incazzo nero. Buondì raga, ciao Felix. Stai assistendo a io che sto facendo cagare. Porca puttana, Felix. Porca troia, aspetta un attimo. Ah, che ansia i labirinti. Che ansia sti cazzo di labirinti di merda in culo rotto. Ok, allora. Via di qua. Passo 2 secondi a salutarvi e raccontarvi una cosa. Felix, non ti posso dare tanto conto, scrivilo in chat che dopo lo leggo, grazie. Appena posso lo leggo. L'hai saltata, lo so Nevi, ora la recuperiamo, tranquilla. Spero. Cammina! Non cammina. Non sta camminando. Ok, adesso cammina. Qua è, vai, B. Perfetto. Presa. Non andare di là! Ma chi ti ha detto di andare di là? Ma puttana la miseria. Allora. Ok. Vediamo se ne troviamo un altro. Niente qui, vicolo cieco. Y, vai. Prendi. Ok, posto, l'ultima. Cazzo, aspetta, dove va? Di qua, perfetto, di qua. Cammina, laterale. In corsa. Dai, mi manca l'ultima, dov'è? Doveva essere, mi pare, all'inizio, se non erro. Era tipo, cammina ste cazzo di catene di merda. Ti impasti in mezzo alle catene. Dovrebbe essere di qua, se non sbaglio. La chat per adesso non la posso guardare. Trovato. Su di salvezza. E visualizza. Ok. Appena Ciccio può leggere la racconto. Sì, ora la guardo. Un attimo, che devo evitare. Devo capire da dove ci va. Ok, di qua. Di qua. Sì, di qua. Via. S di sai, esattamente. Corri ragazzo laggiù. Papara. Cuore dei lampi di blu. Papara. Uscita è di qua. Ce la si fa. Vaffanculo. Ok. Allora. Paura, abbastanza, sì.
Allora, appena Ciccio può leggere, racconto. Felix, ti posso leggere adesso. Ciccio, ti ricordi che non riuscivo a subarmi al tuo canale e ho scoperto il motivo? Che è successo? Ti hanno dato Amazon? Sano. What happened? È saltato la Lorston. Come? No, dai. They're blaming me for e vabbè, amen. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Cazzo, Felix. Let them see hai fatto bene, bravo. Like you're not a monster. Mi spiace, Felix, per il furto di account. Spero che sia riuscito comunque a recuperare tutto. Spiega come mai non ci riuscivi. Ok. No, Whiteward, non penso potevano spendere soldi con l'account di Twitch. Ok, andiamo a prendere la spada. La spada intro la roccia. With grammar reforged, you will have Odin's blessing to walk a goddess into the halls of Helheim and challenge Hela as an equal. So Dillion was helping me. And a sword will lead me to him. Like when we first met. Ok. Non si può passare di qua, dobbiamo fare il giro. Ok, facciamo il giro. Dall'altro lato, sì, ho visto. Fino ad ora non ho avuto problemi a spaccare legno, intanto sto leggendo i messaggi di prima. Beh, era solo un account Twitch, fortunatamente quello di Amazon di mio padre è molto più sicuro. Che schifo, canale di Fortnite, merda Fortnite. È stato un piacere, vi saluto. Felix, spero che puoi passare, diciamo, più spesso a farci compagnia, anche perché la tua compagnia ci fa tanto piacere. Ma immagino che sei sempre impegnato in questo periodo tra vari esami e quant'altro. Quindi niente, grazie di essere passato. Ci si becca presto. E ci si becca. Ah, Felix, prima che vai, spero che non è troppo tardi. Ci sei alla giocata viaggio, fammi sapere, grazie. In ogni caso, ciao. Diciamo che ultimamente gioco spesso CS. Ok, meno male, ci sei in tempo. Dillion gave her the strength to pass the warrior trials. And she saw a way out. To leave her past behind. Sì, infatti, non è and become a warrior. In Dillion's clan. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. Allergia. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this. But years later, with Zinbel's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. A plague. Dillion? Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. Merda. Dillion. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us! Ah. You have blood on your hands! Tutto sia un'illusione, però. Dobbiamo correre? No. Cazzo, quello era Dillion? Mi sembrava un po' calvo quel Dillion. Però abbiamo una spada nuova.
Hold your heavy strike. Hold it. Hold the heavy. They're coming for you now. They're coming. They're coming to get you. Vai, combattiamo. Merda, adesso che succede? Devi combattere, ok? Merda, mi sono dimenticato come si combatte. Troppo tempo. Aspetta. Quanto forte quel Barry. Ragazzi, non mi ricordo assolutamente come si combatte. Questo è un problema. Ah, vero, devo fare lo slow motion. Questo non lo ricordo. Cazzo, è forte. Aspetta, me lo sto ricordando. Yes. Ok. Decisamente me lo ricordo. In the sea of corpses, the corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under the ship that had sailed from the land of shining fields. Non mi toccate. Their memorial stone is sacred. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. Babba biglia. Too many mani. Troppe mani. Troppe teste, troppe cose. Ok, combattiamo. Do you hear the suffering, Senua? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? Aspetta. They were once brothers, sisters, and loved ones. Look at what you have done to them. All because you were a coward. Merda, rialzati. Curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zinbel, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Merda. Ti ho rotto lo scudo, no? Scudo. Merda. Alzati. Ok, aspetta. Parato in tempo. Tirato. Aspetta. Merda, non posso pararlo lui. Ha la guardia pesante. Cazzo. Ok, io la faccio così. Merda. Schiva. Ok. Cazzo. Ok. Via. Ok. Aspetta. Ok, buono, Ferri. Perfetto. Che non l'ho preso. Vabbè, non importa. Ok. Bene. C'è da combattere a sé e troverai un nuovo nemico abbastanza rompiballe. Merda. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Per adesso. She calls for you, Senua. Go to her. Answer her pitiful call. Darkness took her life and it will take. Capisce molto. Usa bene il focus. Ci provo, Grinco, ma questo gioco ha delle fasi di combattimento troppo distaccate tra loro. E uno si dimentica come. No, qua è da dove siamo venuti. Qua era dove c'era il percorso. Ok, allora. Dobbiamo andare avanti di qua. Oh no, non si riesce niente. Stai tornando a vedere? Sì, lo so, Grinco, lo so.
ho rimediato subito. Allora, qua c'è uno spiazzo chiuso, quindi devo andare a sinistra, ok? Qua. Di qua. Sì, infatti, Grinco, lo scrivi con una latenza eccessiva e per colpa della chat, quindi non sempre riesco a seguirti come si deve. Mamma! I need you! Help me! Ah, c'è suonato. The gods have let the darkness infest her. But she didn't run. She escaped the only way she knew how. She gave her life to the gods. If only you had done the same, the world would have been spared this horror. It's not too late. Merda, 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 merda. Why don't you join? Questo è il nemico nuovo. Guarda come schiva e ferra pure. Fai pure i perri. Questo è forte, eh. Questo qua è fortino. Buono, perri. Cazzo. Per fortino. Ok. Attacca. Okay. Con lui bisogna schivare principalmente. Ok. Che cazzo ha fatto? Ah, ok, ha cambiato la zona. Ho capito. Cazzo. Vabbè, ora è intoccabile. Merda, merda, rialzati! 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 Bene. Ok. Vabbè. Un altro? Sì, un altro. Altro. Ma perché parlo? Altro. Sempre uno, credo. Ora è fuori. Cazzo. Capito perché fa questi movimenti ogni tanto, però sarò io che sbaglio sicuro. Cazzo! Ah, ma si carica la spada! Figo questo, non l'avevo visto. Cazzo, i combattimenti mi stanno sembrando sempre più brutti da gestire. Sarò io che sono scarso, però mi stanno piacendo molto questo. È un po' macchinoso, non lo so perché. Ok. Andiamo là. Ok. Perry. Ok. Merda, un altro con le due accette. No, lui non riesco a gestire in questo momento. So. Porca troia. No, due non riesco a gestirli però. Cazzo. Ok, è andato. Buono. Preso. E lui l'ha preso. Perry! No, avevo fatto Perry! Ok. Cazzo! Dai, come cazzo ha fatto a girarsi? Non l'ho capito, però va bene. È più veloce attaccare con questa spada.
buono. Ale. Quanti ce ne sono? No, chi è quello lì? Chi è questo qua? Non lo so, però mi spaventa assai. Dio mio. Quanti nemici? Quanti? Vabbè, sì, aspetta. Dammi un secondino, bello. Sì, però anch'io. Boom. Ok. È inutile che scrivi, Grinco, non posso leggere in questo momento. Mi ammazzo a 2-2 fino a quando non diventate dispari, bastardi. Guarda come ti smonto la dinastia. Vaffanculo. Ok. Olè. 8 delle versione cattiva. Dio mio. Ok. Prossimi. Forza. Bastardi, dove siete? Non ce ne sono più. Merda, là sono. A furia di attacchi caricati pesanti. A quanto pare questa tattica funziona. Carica e attacco caricato. Gli ho fatto una combo, figo. Non la sapevo questa. Ok. Mi sa che fino a quando non attacco continuano ad arrivare. Su di lui non lo posso fare questo. Ehi là, schivata non so come. La chiamo lui. Ehi là. Cazzo. Ok, fuori uno. Ok. Ok. Ora devo ricaricare il focus. Purtroppo l'ho usato male, ma ne ho sfruttato per poter attaccarne due. Ok, ora. Cazzo. Vale. Mancato malissimo, ok. Why do you still fight on? Maybe you two should suffer with your brethren in the slot and let your blood seep into the seas of the rivers of hell. Isn't that what you deserve after all you've done? Give the darkness what it wants and let it swallow your soul and destroy. Va bene. Continua a parlare pure, ciccio, tanto. Why are you fighting for someone who is imparato il dead? Sistema! Just look around you. What hope is there for him, even if his soul will be rescued? Do you think he'd thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? Aya. So come l'ho mancato, ma non importa. Che camminata fiera, ha voglia. Ok, prossimo. Qui c'ha bisogno di... Credo, no. Ferri. Ale. Mamma mia. Porca puttana, quanti cazzo di nemici erano?
Dietro, cosa dietro? No, di qua. Ti ricordo, Grinco, che se lo scrivi in ritardo. Vedo in ritardo. Vero, Nevinar? Tanto lo so che combatterà contro se stessa, è abbastanza intuitivo. Madonna, dove stiamo andando? Dove vai? Dove vai? Dove va? Ok, giusto. Metti sua madre che sta morendo praticamente. Porca puttana. That night, she gave up on her world. Sante come scena. To follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Le è guarita la sua ferita che aveva a sinistra. Senua. Look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. Infatti. You've done nothing wrong. Immaginavo che non l'avesse detto lui. Symbol was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Zimbal è suo padre. Or me. Do you still believe in me, Senua? In us. Il padre, ok, sì. Allora, giusto ricordare. Come back to me. Please. Don't let this darkness come between. Indian ha lo stesso naso che io, molto possente. Poverina. Poverina, sì. Sta impazzendo tantissimo, ci credo. Praticamente è scesa nell'inferno, ha recuperato una spada per ammazzare gli dei, giusto? E sta uscendo fuori dalla sua stessa oscurità che è nella testa. E questo non è assolutamente un caricamento celato, no no. Ho le lacrime agli occhi. Lo so. Infatti, era nella sua mente. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help, a little hope. Bella quella citazione, Grinco, l'ho capita. Chi è che racconta? Una delle voci della sua testa. Apparentemente, visto che è infatti una delle voci, perché ha la stessa lo stesso tono, la stessa voce di Senua, quindi è lei stessa in teoria, una delle sue voci. Vedi, le sue voci sono queste, queste che sentite di sottofondo. Parla passato quando lei è morta.
Ora torna indietro e sua sista cinga si Alfheim. Ok. Sono una voce compagnia di narrazione. Cosa? Whiteboard? Ce l'hai anche tu? Hai la voce da narrazione? E un giorno Whiteboard andò a fare la spesa. E lei andava intanto a fare la spesa. Lo sentite? Anche se io sono convinto che queste voci non sono esattamente psicopatia. Ma la, è la capacità di percepire le anime. Stiamo tornando indietro. Into the mountain. Can you see it? Shall we tell her where to go? It's not far. Andare di là. Just up there. Ci sono due Lorestone qui. Keep exploring. Ok. Does she know her way into the mountain? She's a good girl, isn't she? Look up. So clever. Giustamente Whiteboard. Voilà, le ha rifiutate. Allora, prima di entrare, io vorrei fare una domanda al signor Grinco e questa volta pretendo una risposta in tempi brevi, figliuolo. Le Lorestone sono qui oppure... Ecco, bravo, senti, per dire Lorestone. Bravo, Grinco, bravo, bravo, Grinco, bravo. Sono sotto il ponte, questo non serviva, magari l'avremmo cercate noi, ma va bene, spoiler, piccolo, decente. Quindi sono sotto il ponte. Andiamo a cercare le Lorestone sotto il ponte. Abbiamo capito che non stai ascoltando. In realtà anche noi potremmo essere una sua voce. Who is a good boy? Fombi is a good boy. Ok, quindi dovrebbero essere tecnicamente qua sotto. Ok, tecnicamente sono qua. Vediamo qua di grazia dove però. Allora, esplorando la spiaggia, tante cose che impariamo. Let me give you a bit good boy. Boy. Dove sono le Lorestone? Stai vicino al ponte. Ok. Oh. Spiaggia l'hai fatta, vero, vero, vero. Ok. Un po'. Il ponte è qua, o almeno ciò che rimane del ponte. Tecnicamente le Lorestone sono qua, sotto il ponte va verso il mare. Stai buona Whiteboard, sto facendo un giro di prenotazione completo, va bene, mi piace il mare. Non è vero, mi piacciono le montagne, però voglio dire. Allora, tecnicamente questo non è il ponte, ma è vicino al ponte. Signorina White Wardo, va bene? Quindi proviamo ad andare di qua. E non c'è sta un cazzo. Perfetto. Scoprimo che le Lorestone erano da tutt'altra parte e io linciavo il povero. Aspetta. Forse sono qua. Forse l'hai passata senza vederla. Potrebbe essere. Potrebbe essere. O potrebbe non essere. Se ne vedete una avvisate magari. Anche se la se me lo dite in ritardo. Non vado verso il mare che poi si lamenta la chat. Però mi sa che qua è chiuso. Quindi altre scelte non ho che girare attorno. Era vicino alla strada verso le porte di Helheim. Ok, allora ho capito. Aspetta, che forse ho visto un indizio. Aspetta, vediamo se è qua per caso. C'è nessuno? Avete visto una Lorestone qui dentro? No. Non ci sono Lorestone. Ok, strada verso il ponte. Dovrebbe essere tecnicamente. Oddic va? Odic va, proviamo ad andare di qua. Sali, sì, ora salgo. Aspetta, vediamo se c'è qualcosa qui. Prima. Permesso? Si può? Non si può? Niente. Ok, saliamo.
Stai attento a sinistra. Ok? Ok? Torniamo indietro. Ok, allora a sinistra tecnicamente è qua e non c'è una leppa dietro. Andiamo di qui. Aspetta, qua non ci siamo andati effettivamente qui. Sono Lorestones. No, c'è solo una salita, ok. Ok, attento ora. E ora sto attento, però non mi sembra di vederne. Cypher Pain per il braccio che marcisce. Aia, è male. Che adesso mi fai le chiamate. Fa le chiamate alla signorina Nevinar. Le calls. Allora, non mi sembra che siano qui. Grinco ci sta mentendo, sapendo di mentire. Mamma mia, che attore. Anzi, l'ho fatta male. Mi vergogno a ruolare. Certo, poi potremmo fare tipo il ruolo day. Per ogni donazione / bit / subscribe devo ruolare qualche chiamata. Mi metto col green screen largo, mi faccio lo spazio. Ma attento, ne abbiamo già perse un po'. Ma tanto ne abbiamo già perse un po'. Sì, infatti, sto per abdicare la ricerca delle Lorestone perché mi sta un attimo girando il cazzo. Posso dirlo? Anche perché il signor Grinco dice che sono vicino al ponte, ma vicino al ponte vedo solo sassi, scale, un ponte e sassi. Quindi io voterei per andare avanti e lasciar stare perché mi sono già rotto il cazzo. Ma dai, Nevinar, Pain! Ah, che male al braccio! Perché mi hai mandato un gettone? Che male, porca puttana! Ai, Nevinar, grazie per la... per i beat. A furia di darmi i beat mi sto diventando ricco, grazie. Mi spiace, Grinco, ma... per me... aspetta, non è che sono sul ponte, vero? Ora andava meglio, Ah, queste donne che mi fanno rollare le robe. Do un ultimo occhio qua, ma mi sa che... addio, Grinco. Kimo! Ciao, Kimo Sabbe! Ben arrivato! The show must go on! Sì. The show must go on. Tanto poi il finale segreto ce lo vediamo su YouTubes. Ok. Vedi qua. Sono tornato non ancora mid-pitch, ma molto presto. Cosa? Ti do un Oscaro. Va bene, grazie per l'Oscaro. Ma ancora il PC, lei vero? Chi, io? Io la guida IGN sotto mano. Sai che tu sotto mano c'è un'altra cosa, Grinco. Si chiama il cazzo. Guarda, io t'ammazzo, Grinco. Grinco, butta. Puoi per favore bruciare quella cazzo di guida? La puoi bruciare quella merda di guida? T'ha detto una cazzata. Ah no, una l'abbiamo saltata. Sigurd, son of Sigmund, no less. L'abbiamo saltata diversa. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rein. But Rein does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rein's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Rein's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Come un drago. Ah, Fafnir, ok. Scusate, non ho letto la Lorestone perché stavo leggendo la chatstone. Mi sa che siamo arrivati al livello finale. Un drago! Merda. Gorm is its name. C'è Garm. It knows you are here, Senua. It can smell your stink. What are you afraid of, Senua? How would you say Dillion if you are too much of a coward to step into the shadow? They can't stop me. Then do it. Senua puzza abbastanza a guardare il braccio.
Io non puoi stare nell'ombra? Merda! Corri, 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 corri. Shadows. E infatti, come diceva Green. Ok, quindi dobbiamo trovare una zona di luce. Là mi sa che è tutto buio. Là mi pare di vedere della luce. Andiamo di là. Di là ce la dovrei fare in teoria. Ce la faccio, ce la faccio. Ok, a posto. O torcia o luce. Ah, prevedo una serie di morti. Porca puttana. Correre prima che il buio ti prenda, come quando sei solo a casa. No, ti prego. Guarda qui, non saltare nell'ombra. Non puoi stare nell'ombra, sì, l'avevo letto questo. Allora, luce. No, stai buono. Allora, lì c'è della luce. Ok, qua. Aha. Ci sono, ci sono, ci sono. Sono sulla luce. Sono sulla luce. Pronto, regia, questa è luce. Vabbè, dai, ma siete dei figli. Dai, ma era una luce quella, dai, vaffanculo. Che cazzata, questa è una cazzata, questa non l'accetto. Quella era la luce e io mi do fuoco. No, non l'accetto sta morte. Merda, guarda il braccio. Ah! No, Grinco, questa è una stronzata, questa non mi è piaciuta per niente. Questa non mi è piaciuta per niente. Colpo basso da parte del gioco, assolutamente non l'accetto. E rido, rido tantissimo, porca puttana. Tu sei andato dal lato sbagliato. Capito? C'è una luce qua. C'è una luce, quella è illuminato. Puttana, quello che cos'è? Starnuto di gnu? Non mi risulta, mi sembra luce. Le texture basse del terreno, lascia fare perché sto streamando. Che cos'è questo? Dello smoccolo di merda? No, è della luce. Segui la luce qua, seguo la luce qua. Dai, qua, ok, qua funziona. Dai, che cazzo mi significa? Sono sulla luce, non rompere i coglioni. Che cazzo significa? Dai. Perché non è scriptato lì, non ci devi andare lì. Ho capito. Ma puttana troia, questa è una stronzata. Perché il ponte era rotto, ho capito. Però la luce fammela lo stesso. Sali, 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 sali. Non si può salire, eh. Si può scendere allora. Devi entrare dentro. Grinco, allora, Grinco, ascolta un secondo, stai buono. Qua non ci posso andare, abbiamo capito che qua non c'è nessuno da andare. Entra dove? Grinco, di qua sei fuori livello. Ma puttana troia. Grinco, stai buono, fammi fare le robe. Non capisco però perché le cose non vanno. Porca puttana. Poi ti lamenti quando noi reggiamo con Bloodborne, è vero, esatto. Ecco il livello, corri. Ho capito, ho capito, ho capito. State buoni. Allora, qua le posso andare solo dritto. Corri. Io corro dritto. Corro, 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 corro. Torcia, 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 torcia. Torcia. Prendi la torcia. Ok. La prossima è in fondo. No, Grinco, però aspetta, fammelo fare a me. Fammelo fare a me. Non spoilerare tutto. Non mi spoilerare tutto, Grinco. No. It's a trick. Don't fall for it. It's me, Senua. It's so loud. It's not her. So full of hate. It's a trap. I just want to help them. It's a trick. Tell me it's what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone. Corri, now. He always comes back. He says I will die if I go with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen. Do you see them? See them? Do you see their faces? Guarda un po' chi è tornato. Vai Nico! Ciao carissimo, bentornato. Da poco non ti vedo. Don't go! Ciao, vai Nico. She shouldn't be here. She escaped the darkness. Ok, troviamo le rune. She took her own life to escape it. She can't remember when it started. When her mother lost her smile. Her eyes gazing past her towards a world she could not see. Ok, in teoria siamo immuni adesso all'ombra, no? This is what happens if you reach for the underworld, he said. He
It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. Ora diverti. I don't talk much about her father. Vediamo. Zimbel. Allora. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? Bleh, bleh. She'll have to go under. Spegnere la torcia. Merda, ora dobbiamo correre che si è spenta la torcia, cazzo. Corri, 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 corri prima che la bestia ci prende. Ok. Ok, prossima tappa là, corri. Corri, 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 corri. Checkpoint, ok. C'è una runa da qualche parte, forse là. Quando essere la merda fino a quello non è più un modo di dire, esatto. Esattamente. Andiamo di là. Ok, qua. Ok. Allora, la P. Dov'è la P? La runa non puoi prenderla se non hai la torcia. Merda. E allora mi serve la torcia. E andiamo, 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 andiamo. Corri, 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 corri. Ok. Sì, infatti Grinko non spoilerare troppo. Vacci piano, per favore. Vacci piano Grinko con gli indizi. Se no me lo rovini un pelo. Sorry. Ok, andiamo di qua. Quindi a questo punto le torce le posso accendere io. Yes. Perfetto. Accendiamo tutte le torce. Se possiamo. Ok, la runa in teoria dovrebbe essere da qualche parte qui. 200 ore su un gioco che giochi una volta. È la madonna. Quante ore? Allora, la P di Pappero. Dov'è la P di Pappero? Dobbiamo cercare quello di Pappero. Aspetta, non è che la genera con l'ombra, vero? Intanto cerchiamo altre torce. Mi sembra che non ce ne sono. Là c'è un'altra. Aspetta. Che ansia, che ansia, dov'è? Le rune riesce a vederle. No, non riesco. Aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Edgy frame. Sì, c'è ogni tanto qualche frame che sclera. Una Lorestone. Vedi? Vai in giro a cercare cose e poi trovi una lorsa. Sclerino. And he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rayan would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rayan reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rayan go in search of Fafnir. What have you got there? There's nothing behind the door. Save Dillion. Okay. Una l'abbiamo trovata. Le altre in teoria dovrebbero essere andando verso la luce, che è l'unica zona che non abbiamo vista. Abbiamo. Oggi tiriamo fino alle 5 comunque. Facciamo un pochettino di più. Che bella la luce. Eh sì. In realtà non lo sto giocando neanche la grafica alta per motivi di streaming. Cioè non regge bene la
Quello non lo posso leggere, Grinco, sorry. Sei molto simpatico. Blelo soprattutto. Ok, allora. Qua si torna dove eravamo prima. Ok. Vediamo se ce n'è qua. Ok, qua siamo tornati indietro praticamente. Forse è colpa di OBS. Ah no, ok, siamo semplicemente tornati indietro con una shortcut. Che però una lanterna la vorrei accendere qua. Si può accendere questa lanterna? No. Poi mi sa che Disaster ne mangia un po'. Non è un problema. Troppe risorse bruciate inutilmente. No, allora, più che altro il fatto è che il mio PC riesce a reggere a livello di grafica il gioco, ma a livello di CPU no, è la CPU che fatica un po'. Infatti non sta laggando a livello di frame rate, ma appena c'è la CPU che lavora, soffre un po'. Che OBS questo fa? Bruciare risorse inutilmente? Beh, deve streamare. L'unico modo per farlo è tramite... OBS. Sì, per colpa di OBS, sì, comunque sì. Ok, non mi sembra ce ne siano altre. Qua c'era la P prima. Vediamo se qua c'è qualcos'altro, mi pare di no. Ma comunque sto vedendo che tipo non c'è altro qui sotto. Dobbiamo andare più su. Andiamo su. Anche perché non vedo le lettere che fluttuano nel cielo. Quindi dobbiamo andare su. Ma io ho usato molti programmi per streamare senza che consumi tanto CPU come OBS. Lo so, OBS ne consuma tanto perché la codifica per lo streaming è abbastanza pesante. Per questo si fa alcune volte lo streaming con due PC. Le lettere, eh sì. Ci sono varie stanze in realtà. La sala è ampia. Vabbè, intanto vediamo su. Perché effettivamente su non ho esplorato. Qua c'è qualcosa? C'è qualcosa qui? Lorstone! Ho trovato una Lorstone. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of Hrothgar. What the name, yeah? Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Okay. The light works. Dove cazzo siamo finiti? Send me. Merda! Questo non me l'aspettavo che ci fosse qualche nemico qua. E non posso neanche allontanarmi dalla zona. Non nell'oscurità, venite qui. Verso la luce, venite qua. Lo so, ho sprecato il focus, lo so, però non ho altra scelta. Non posso allontanarmi da qua, dalla torcia. Via di là. Cazzo. Che scomodo quel combattimento qua, è scomodissimo. Porca puttana, se non mi piacciono i combattimenti sto gioco. Alzati. A parte che si è buggata la spada, ragazzi. Si è buggata, non c'ha niente in mano. Che cazzo. Nope.
Decisamente no. Piace, ma... aspetta. Dai, ma che... ok. E non posso andarci in oscurità, puttana troia. Vieni qua. Vedo i progressi andare in frantumi. No, no, aspetta, aspetta, ce la facciamo. Presto. Sì, però... però... più va avanti questa serie di combattimenti, più mi stanno deludendo sempre di più. Troppo fariginosi. Mi pare li fa diventare vulnerabili. Più sto quarzo, ciccio coppa, cosa, mamma mia. Nausea, smettetela, cosa. What the fuck? Vabbè. Vedo i progressi andare in frantumi, più o meno. Perry uguale focus. Il Perry per me è un altro. Il Perry è quando metti la spada nella posizione giusta. Però... no. Ho capito anche dov'è la runa. Qua. Non so, beh, intanto che dice Perry time. Allora, la runa dovrebbe essere in teoria a terra. Forse la devo vedere dall'alto. Mi sa di sì. Vediamola dall'alto. C'è modo di salire. E qua. Il Perry è quando pari in tempo. Esatto, esatto, infatti. Per me quello è esatto. Eccola. She has it. She did it. Hey. She's done it. Well done. This place. It reminds her of the isolating. Perry Manson. Bravo Grinco. Bravo Grinco Perry Manson. Bravo. Imprisoned in her room at night. The faces in the dark. Coming through the walls. She once thought everyone would see them. Io so. Mi piace come impica la torcia sulla porta. L'ornitorino, cosa. Guarda, ci siamo già stati, vediamo di qua. Ah, c'è la porta. Ok, proviamo ad andare di qua allora. Qua era all'inizio del livello. Non è che c'è una runa anche all'inizio del livello, per caso? Vediamo, così, per puro caso. So che siamo all'inizio. Però... no, ok. Non c'è. Torniamo indietro. It's fine. No, no, vabbè, chiaro. Indizio sì, spoiler no. Non è uno spoiler il fatto che mi hai detto che non ce ne sono. Quello va bene. Darmi qualche indizio va bene. Dirmi sono là, forse è un po' troppo. Ok, allora... siamo andati a destra, siamo andati a sinistra. Qua ci siamo andati? Forse no. Forse no. Forse qui. E che è qua? Porta chiusa. Ok. Ti consiglio di mantenere meglio il contatto con le pareti. Ok. Dici per via del labirinto? È chiuso. Sì, comunque qua è una zona che non ci potevo andare senza torcia, quindi mi sa che... andiamo di qui. Ok. Cosa c'è? Ok, qua c'è quella di prima. Qua mi pare che non ci sia nulla. No. Siamo tornati indietro, credo. Abbiamo fatto il giro a vuoto. Mi sembra di intuire. In teoria, se guardo la posizione delle varie rune, una era a sinistra, la P era a sinistra. Il pesce era dietro di noi, quindi in teoria la P di Palermo deve essere di qua. In teoria. Tra le altre cose è tutto al buio questa scala, quindi non potevo farla senza torcia. E mi sa che ci ho azzeccato. No, qua non è. Qua non è, qua torniamo indietro. Fuck! Cazzo è? No, qua si torna indietro e si spegne la torcia. Ci sei già stato. Ok, e allora non resta che l'altro lato. Anche se l'altro lato è quello che abbiamo aperto. Che cazzo. Un attimo bloccati, va bene. Un secondino di esplorazione maggiore.
Qua è tricky, sì sì, infatti. Abbastanza tricky. Pretty much. Come la, come la torcia si sta spegnendo? No, 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 mi pare sti scherzi. Come? Ah, è qua la P. È merda. No, 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 no. No, no, no. Dai. Torcia, torcia, torcia. X. Ok. Ti dovrebbe essere ravvivata. Ok. Che brutto scherzo che mi stava facendo. Ok, la P l'ho vista. Qua. Focus. Perfetto. Do you feel? The beast is crawling into your mind. Searching for weakness. Shotgun. Your mother and used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only five. Siamo dall'altro lato del cancello. They told me she escaped the darkness. That she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her? È la prima volta che rispondo a una voce comunque, credo, sai? In questo modo. Ok, va bene, niente, non mi sembra. Cioè, ci sono l'Holston, amen, ma voglio dire. Chissene. Ormai tanto ne abbiamo perse alcune. Quelle che troviamo, troviamo, per il resto. Ci vediamo al finale direttamente. Nel video. Ok. Let's go. Merda. Corri. Già l'aveva preso 6 anni fa. Corri. Tanto lo so che c'è lo script. Infatti. La testa. La testa del suo amato. Non devi andare in bagno. Without his head you will never bring his soul back. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zimbo when you pined for Dillion. Cazzo, però è un po' sfigata la signorina. The beast is bringing it back. Mother, why did you leave me? Sì, volendo sì, Grinco, però non c'ho la sbatta di farla di nuovo. La ricordi oscurità, sai? Sì, me la ricordo. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. Grinco. I'm not going to rot in here. I'm going to find Tilly. Ok, non ha perso le speranze. Piano, piano, piano. Ok. Dobbiamo trovare un modo di scendere. Deve essere un modo, presumibilmente. Buon viaggio. Grazie. Bisogna capire come tornare. Ok, di qua. Merda, qua c'è l'oscurità. Vai. Ho fatto un errore? Cioè, ho fatto un errore.
Pronto? E che cazzo? Ok, luce. È luce quella. No, dai. Ma dai. Ma... mi sta dando del profondo disappunto questo gioco, ragazzi. Mi sta dando del profondo disappunto. Bastava prendere la torcia, ok. È arrivata al braccio. Tutto il braccio si è preso. Non si può prendere la torcia, Grinco. Cosa dici? Tu mi stai dando disappunto. Grinco, siamo in due. Grincolino, siamo in due allora. Non quella, sì, l'altra, ho capito. Guardati intorno meglio. Sì, Grinco, sì. Ora vedo. Però, sarò pure un po' scemo io, ok? Ma mettere anche un simbolino per indicare che puoi prendere quell'oggetto su un ambiente fatto per non prendere oggetti non sarebbe una cattiva idea. Dico solo questo. Quando gli dai la mano si prende tutto il braccio. The beast is down there. She knows the beast is down. Tuttavia c'è da dire comunque la storia di questo gioco è molto carina. Non mi sta piacendo solamente un poco di gestione di questo gioco, degli oggetti di gioco. Cioè, come c'è l'anello per poter vedere le rune, perché non mi metti un anello del tipo anche per gli oggetti che puoi prendere? O per le porte che puoi aprire? Questa è la mia critica personale, eh? Devo essere sincero. Il gioco non mi sta dispiacendo, per carità, mi danno il disappunto alcune cose. Però si può godere il gioco, dai, non è malaccio. Solo che mi aspettavo qualche piccolo dettaglio in più, okay? Solo questo. Per adesso almeno. Magari si può, mi posso ricredere come finale. Wow, easy now. Piano. No. Olè. Un altro. L'avevo schivato. Avevo premuto X. Io lo giuro. Giuro che l'avevo schivato. Anche questo l'avevo parato. Che sta... no. Che cazzo è successo? Sai che l'hanno programmato in 16 cristiani input lag. What the fuck? No, aspetta però. Non mi ha fatto neanche l'animazione per tirarmi su. Che cazzo sta succedendo? Cioè sono morto così out of nowhere, dai. No, dai. Aspetta. Olè. Ecco la carica. Olè. Adesso va molto meglio. Cazzo. Sì, però. Mi sono buggato. Bello. Olè. Un altro. E va fatto. Schivato. Schiva. Alzati. Ok. Comunque, non mi sta piacendo questa parte qua. Troppo strani questi combattimenti. Non capisco come mai. Telecamera che mi sento pazzisce. Ho letto cosa state scrivendo in chat, però ok. Quella! No! Rialzati! Ok.
Nope. Nope. Quantomeno non c'è la limitazione di zona per via dell'oscurità, però. Però vediamo se ci riusciamo. Meglio di prima, ok? Ah, ce n'è un altro! Ah, figlio della merda! Ok, facciamo così. C'è fuori lui che è mezzo morto. Ok, rimane solo lui. Ma porca puttana, ho usato il focus proprio quando si è nascosto. Cazzo. Lo so che devo usare lo specchio, ma è scarico. Lo carichiamo. Adesso possiamo usarlo. Vai. Schiva. Ok. Adesso. Vabbè, ok. Fuck. Dai, due in un colpo solo. Buono. Ok, vai con l'ultimo. Cazzo, rialzati. No, con l'ultimo no. Con l'ultimo non lo accetto. Se muoio adesso, mi incazzo. Porca di una puttana. Ho un'idea. Vai. Ok. Carica, 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 carica. Vai. Qual è? Di già? È andato già... Cazzo! Troppo, troppi nemici in una zona troppo piccola però. Gioco! Pronto! Pronta! Regia! C'è un problema di fondo. Non c'è spazio per combattere in questa zona un po' di merda. Pronta, regia! Pronta! È una zona pressoché di merda. Se fortemente potete morire, grazie. Oh, no, no, la luce. Dov'è la luce? No, no. Ok, qua è. Ok. Dobbiamo trovare una R, immagino, no? Sì. Che è la R stessa che c'è qua. Ok. Solo una runa qui. Ok. Apriamo questa porta, poi mi sa che... Quanto tempo abbiamo? No, ancora ce l'abbiamo tempo, dai. Ok, dobbiamo trovare una runa a forma di or. Una runa a forma di or. Vediamo se la troviamo. Allora, qua è. Qua è. Vediamo dove. A parte che qui vicino scendendo dovrebbe esserci tipo la testa, no? Di là? No? Mi dice che è in questa zona qua. Dovrebbe essere da qualche parte qui. Tutto sto bordello per vedere una cazzo di runa. Sì, infatti. 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 Vabbè, proviamo ad andare di qua. Comunque... Una morte, la prima morte la posso capire. La seconda è stata abbastanza ingiustificata. La
terza un po' di nervosismo da parte mia. Allora, la R mi dice che è in questa zona, no? Quindi dovrei vedere. Tipo, c'è una torcia da accendere? Mi pare di no, ma adesso gli do un occhio, perché effettivamente mi sono concentrato solo sul cercare la runa e non sull'effettivo se c'è qualche torcia da accendere. Però mi sa che forse ho capito, vediamo. Se da questo lato c'è qualcosa. No, eh. E invece sì. Di qua, eccola. Ok. E qua c'è l'R. Perfetto, abbiamo capito. Ok. Ho capito che fare. Ok. Qua è... La torcia piegata contro la parete. Easy peasy beautiful breath. Oh no. Però puttana troia. Adesso vediamo dove devo andare. Corri. Là c'è una luce, di qua. Questa. Perfetto. Ok. A posto. Cadere. Ok. Là c'è un altro. Oh no, altri combattimenti. Dimmi che almeno la zona è un po' più larga. Now the darkness has Dillian's soul. Ma per vertigine, non è paura di cadere, ma voglia di volare. Dillo a mia madre che ne soffre di vertigine. Allora, so già che combatteremo qua. L'Orstone. Ma non abbiamo perso l'Orstone? No, non abbiamo perso, nice. Vabbè no, oltre a quelle precedenti. But when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Qui attento morirai a motore. No, Grinco, non me lo dire. Aspetta, fammi un attimo vedere. Perché, allora, devo accendere probabilmente l'altra torcia che c'è là. Bene, che appena passo di qua morirò un motore. Ti dico solo, esplora bene. Il problema è che non c'è neanche una luce oltre... Non c'è neanche una luce oltre il coso, oltre la cascata, quindi non saprei. Aspetta, ok, qua c'è la torcia. Allora, qua c'è la torcia, ok, questa è una buona cosa. Il problema è che non c'è dove illuminarla. Sicuramente da dove sei venuto. Spera bene da dove sei venuto, dici. Ok, quindi qua. Ah, ho capito. Forse ho capito. Grazie del suggerimento, Grinco, forse ho capito, vediamo. Vediamo se ci ho azzeccato. Yes. Ok. What's she doing? She's lighting. She's making light. She's making fire. She's got light on. E là c'è il ponte. Ok, e là c'è la luce. Ok. E là c'è la runa. Ok.
Dovremmo aver fatto la mossa giusta. Vediamo se è vero. Intanto si blocca per passare. Vabbè, ci sta. Hai capito come funziona ora? Sì, credo di sì. Allora, attraverso la... la doccia, stavo dicendo. La... cosa si chiama? La cascata. Mi metto sulla luce. Blocco il ponte. Vediamo. Apri ponte. Ok. Nice. Io sono morto 4 volte. No, ok, io l'ho capito. Io l'ho capito. Grazie al tuo suggerimento, caro Grinco, mi hai fatto evitare 4 volte la morte, che sono state le 4 volte che invece sono morto prima nel combattimento. Bueno. Bueno. Ho capito cosa fare. Perfetto. Ed eccolo là. Perfetto. Questo magari effettivamente era un po' bastardo. Se non ci fosse stato il suggerimento di Grinco, probabilmente... non lo so se ci sarei andato, però probabilmente avevo fatto un po'. Nice. Dillian. She can't help but think of him. A tender guiding flame in a world so black. The longer it burns, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. Lord himself. Rian wants Fafnir's gold. Sigurd should kill Rian before Rian kills him. Ricola Shekro? Sigurd should find Brynhild, the Valkyrie, who sleeps. Il prossimo mattino potrebbe essere molto lungo e ti consiglio di mettere in difficoltà. Faccio solo in quel momento. La Madonna, Grinco, la Madonna. Ho messo in difficoltà auto in teoria. Le mani! Giù le mani! Giù le mani da me! Giù le mani da me! Non mi toccare, non mi toccare. Le manuzze, giù. Vabbè. Cazzo è? Mission Impossible. Si spegne. Ecco. Non vedo. Nope. Mi rifiuto. Non vedo. Ragazzi, non vedo. Dove porca puttana devo andare? In avanti si blocca. Io non vedo. Ci muoio, ragazzi, ci muoio, ve lo dico. Gamma 5, porca puttana, gamma 40 miliardi. Vaffanculo. Non vedo. Dove deve andare? Guarda! Dai, che cazzo significa? E dai! E vaffanculo. No, ragazzi, no. Oggi forse lo metteremo in pausa questo giochino, perché mi sta dando troppi disappunti. Nope. Cos'era questo moonwalking? Dai. Io ci riprovo un'altra volta, ragazzi. Però Mantieni la dritta. Grinco era dritto. Non ho toccato la levetta che porta in diagonale. Grincolino, perdonami. Per quanto tu ami questo gioco, te lo devo criticare. È impastoso. I comandi sono troppo impastati. Non va bene.
per un gioco dove devi esplorare non puoi incastrarti così in mezzo ai cazzi nel culo. Permettimi, gringolino. Non si può fare così sta vita. Si può fare. Cioè, io non sto toccando il dritto. Non lo sto toccando il dritto. Ecco, adesso ci va. Devo battere la bestia? Ok. Ok, combattiamolo. I am leaving with him. Turn your back on me. That is why Dillian will rot in hell. Ok, ci sto, ci sto. Non è difficile, ma ha le sue meccaniche. Ok, allora. Porca troia. Ok, morso. Ok, ah, una parte che... Ok, solo attacchi pesanti, ho capito. Come si è girato strano. Come si è girato stranissimo. Okay. Dobbiamo usare... motion. Si gira strano, eh. Si gira un po' stranino. Guardalo come si gira. Si gira tipo... Ragazzi, le animazioni mi stanno un attimo facendo... Guarda come si gira a L. Che cos'è sta cosa? Dai. Che schifo. No. Ok. Vaffanculo. Se ci metti anche la darkness e vai a cagare allora. Ciao Pumba. E va bene. Ciao Pumba, cari. Quella. Ok. E vabbè. Ok, buono, funzionava. No, devo andarci a attacco pesante. La darkness. Ok. Ok, vieni verso loro, che bello. Ok, bravo. La lag non mi aiuta. Beh. Ok. Ho capito che devo usare su di lui questa mossa. Ok. Andiamoci giù pesante. Usiamo anche questo. Ok. Preso. Ancora, ancora, ancora. Attaccarlo quando lancio l'oscurità, ok, capito. Cazzo! Allora, se devi scrivermi un messaggio uno solo, così lo posso leggere. Allora, due cose non posso leggerlo. Ok. Ah. No, la difficoltà, ragazzi, io non la vorrei cambiare, onestamente, perché mi pare una cafonata a ridurre la difficoltà per poter vincere il gioco. Mi sembra un po' una stronzata, però non so cosa poi. Cioè, ci vado gli attacchi pesanti così. Cazzo. Ok. Ok, vai, 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 vai. Dai! Ok. Caricalo, caricalo, caricalo. Rialzati, vabbè. Ultima volta. La vibrazione non funziona bene su questo pad.
adesso c'ha anche il coso invisibile. Ok, vediamolo. Ho capito. L'avevo capito però. Ok, l'ho capito. Quando uso la darkness devo aspettare che mi attacchi lui. Ok. Vediamo la vibrazione. Anche il suono in realtà. Sì, ha funzionato così, buono. Dando di santa ragione. Ok, abbiamo annullato subito. Che cos'è questo moonwalking? Sono luce. Ha spento anche sopra. Ok, vieni qua, vieni verso la luce. Ok. Point. Finita così? People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. Ah, finita, ok, nice. But evil can come from the hand behind the gods. Le boss più stronzo del gioco. Cold and cruel. He tried to fix her with his rituals. Trapped in that hole. She couldn't say which was worse. Party. The darkness. What? Thank you, ragazzi. The monster that grazie, her father. Ah, è un bit. Grazie, Navy. She couldn't fight them both. Grazie, Navy. Un altro bit qua sull'occhio che fa male. And so she left. Prossima volta lo finisci. Eh sì. Headed for the one ray of light that shone down on her. Penso proprio di sì. If she had stayed, she wouldn't have survived. Maybe Delian would still be alive. I'm so sorry. She will save his soul. Even if this time she can't save him. Carini. Carina questa scena. Molto carina. Allora. Carina questa scena, per carità. Mi è piaciuta. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. But believe this. It was my mission to make you hate. To hate what? The darkness with a passion so great it would focus your mind on okay, this quest. Ok, se c'è da passare a
Lag. All this time, I've wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil. Sono sempre più convinto che questa voce è suo padre. C'è anche un poco di sync, audio sync. Survive what is in there. Ok, quindi con questa scena carina è una boss fight diciamo gestita bene o male. Io vi aspetta, mamma mia, ma tutto sta laggando. Io vi ringrazio per essere stati qui presenti. Mi dispiace che forse verso la fine dello stream, diciamo verso la fine del gioco più o meno, è andato un attimino a calare il livello di questo gioco dal mio punto di vista, ragazzi. Allora, sia chiaro, io dico questa cosa, ma dovete vederla più come un parere mio. Il gioco è bello, per carità, la trama è interessante, i personaggi hanno molto carattere, il doppiaggio è molto bello, devo dire molto bello. Ma sul combattimento mi sembra veramente molto farinoso, così come le fasi magari in cui devi andare a fare appunto quella cosa della torcia, dove ti basta che ti giri di un millimetro e finisci impastato nel terreno e comunque nel muro e non vedi più niente, e morirci così è un po' da stronzi. Però voglio dire, diciamo che ancora l'ago è a favore di questo gioco, però da che era tipo bellissimo, ora dico carino. Ha i suoi difetti, come tanti altri giochi. Non posso pretendere che un gioco sia il non plus ultra. Tutti devono avere dei difetti, tutti i giochi hanno dei difetti e bisogna riconoscerli e apprezzarli per quel che sono. Va bene così. Mi ha fatto un attimino incazzare questa ultima parte perché, sapendo anche che non ho tutte queste vite infinite, tra le altre cose siamo arrivati al braccio, quindi ne ho relativamente poche. Spero che bastino per finire il gioco, perché se ci muoio prima e perdiamo tutta la partita, per me finisce là. E poi ci vediamo magari il finale o provo a recuperarlo per conto mio. Però dai, sta piacendo. Si può fare. Va bene? Dai, io vi ho detto la mia. Il gioco lo continuiamo settimana prossima. Lo finiamo a questo punto settimana prossima. Io vi ringrazio ancora per essere stati qui presenti. Noi ci vediamo venerdì, dopo che avrò finito l'esame all'università. Speriamo bene. Ci vediamo venerdì alle ore 15, penso intorno al... No, sì, sempre... Cioè, giochiamo a Magic, facciamo le song request. Ormai se alla fine è CPF, sì, ma ce la facciamo a finire, non vi preoccupate. A me piace molto. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti, per carità. È un bel gioco. Ha i suoi difetti, ripeto. Dai, sai che andrà bene? Sì, dai. Buon mercoledì, ci vediamo venerdì. Vi ringrazio per gli auguri del mio esame, speriamo che vada bene. Ci vediamo dall'altra parte, ragazzi. Buon proseguimento di settimana, vi voglio bene. Grazie a tutti quanti, grazie a Nevinar per i beat, grazie agli altri che sono passati e, insomma, culi tette sempre. Il tastino qua.